Ciao ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo video, qua come sempre Fede Tutorial. Ed oggi, come avete visto dal titolo, sono tornato con un nuovo video su Google Chrome. Di solito ho parlato solo di estensioni, ve ne ho consigliate tantissime, le trovate ovviamente qui sopra in alto a destra. Ma oggi faremo una cosa leggermente diversa, ovvero vi andrò a mostrare 10 settaggi secondo me molto molto utili e soprattutto nascosti. Si trovano infatti in un menu che forse pochi di voi conoscono, oppure tanti, non lo so. Però direi che ho già parlato troppo, non perdiamo altro tempo. Ovviamente lasciate un bel like fin da subito e scopriamo di cosa si tratta. È il mio browser preferito, lo utilizzo da tanto tempo e l'ho sempre personalizzato con varie estensioni. Ultimamente però ho scoperto dei settaggi che prima non conoscevo perché sono nascosti. Questi settaggi sono nascosti per un motivo ben preciso, ovvero che sono delle funzioni sperimentali di Chrome che ancora Google sta testando per vedere se funzionano bene e se funzionano male. Infatti alcune volte questi settaggi vengono completamente rimossi perché magari l'esperimento non è andato a buon fine e ne vengono sempre aggiunti di altri. È possibile raggiungere questi nuovi settaggi scrivendo semplicemente nella barra degli indirizzi Chrome:// flags. Come vedete, vi si presenterà questo menu con una grandissima lista di tutti questi settaggi. Vi dice subito che sono funzioni sperimentali, quindi qualcosa potrebbe andare storto se abilitate qualche funzione sbagliata. Io ovviamente ho provato tutto quello che vi andrò a consigliare oggi, quindi so che almeno per il mio caso ha funzionato tutto bene, credo quindi anche per voi, però ovviamente non posso esserne sicuro al 100%, magari va in conflitto con qualche estensione che avete o cose del genere. Quindi fatelo solo se sapete eventualmente come risolvere qualcosa, o comunque è vostra responsabilità, perché io ovviamente non mi reputo responsabile. Ma andiamo subito a vederli uno per uno per capire cosa fanno e se sono utili abilitarli o meno. Come vedete poi questi settaggi sono veramente tantissimi, quindi l'unico modo per trovarli è tramite la barra di ricerca in alto. Io vi lascerò qua sotto in descrizione ogni singolo codice per ogni singola funzione e settaggio che vi indicherò, quindi vi basterà copiare il codice univoco in descrizione, incollarlo sulla barra di ricerca e vi comparirà il settaggio che vi indico. Iniziamo dal primo, che è uno di quelli che mi è servito tanto in questo periodo e si chiama audio muting. Ovviamente copiate voi il codice in descrizione per trovarvelo automaticamente. Abilitando questa funzione, che di default sarà disabilitata, ci permetterà di inserire una piccola icona di uno speaker su qualsiasi tab. Beh, serve soltanto, come ci dice il nome dell'impostazione, a mutare un qualsiasi tab in un modo molto semplice, soprattutto con un click. Passiamo poi all'impostazione show saved copy. Questa funzione sarà utile per poter accedere a dei siti che non sono più raggiungibili. Se abilitiamo questa funzione, che normalmente è disabilitata, Google farà il possibile per mostrarci delle copie salvate, quindi magari il sito potrebbe non essere aggiornato all'ultimissima versione, però comunque saremo in grado di accederci con una copia salvata anche se il sito stesso è offline. Ovviamente su alcuni siti funzionerà, mentre su altri no, però secondo me tentar non nuoce, quindi se l'avete abilitata non vi creerà nessun problema e Google potrebbe mostrarvi questa schermata quando il sito non sarà raggiungibile con un bottone che semplicemente vi permetterà di mostrare la copia del sito. La prossima funzione si chiama Enable Parallel Downloading e permette di aumentare semplicemente la velocità di download tramite i download paralleli. Quindi magari se un sito ha un limite di download, ci permetterà di scaricare più copie parallelamente per poter aumentare la velocità complessiva di download. Non ci sono molte informazioni online su come funziona questa tecnologia, se funziona sempre o solamente con altri siti, se ha dei limiti, però secondo me vale sempre la regola di averla abilitata. Magari funziona, magari no, però sicuramente non costa nulla e potrebbe esservi d'aiuto. Il prossimo flag si chiama UI Show Suggestion 5e Icon e, come si capisce un pochino dal nome, ci permetterà di vedere automaticamente la 5e Icon del sito mentre stiamo digitando un risultato. Abilitando questa funzione posso avere subito un riscontro sul sito in cui sto effettuando la ricerca, dato che c'è la 5e Icon del sito. Quindi nulla di particolare, però secondo me è molto utile averlo, sia per un banalissimo fatto di estetica e sia perché sicuramente riesco a vedere molto più velocemente cosa sto cercando e dove lo sto cercando. La prossima si chiama Enable Fast Unload e ci permetterà, attraverso l'esecuzione di un codice JavaScript, di chiudere i tab molto più velocemente. Ovviamente se avete pochissimi tab aperti o se avete un computer esageratamente potente non noterete affatto la differenza, però sono convinto che se avete tantissimi tab aperti, magari con la RAM quasi piena, con un computer piuttosto scarso, potrà esservi d'aiuto. E come ho già detto, abilitare queste funzioni non costa nulla, però potrebbe comunque essere d'aiuto, quindi secondo me è una cosa giusta da fare. Sempre riguardo la scarsa RAM troviamo il prossimo flag, che si chiama Automatic Tab Discarding. Questo è molto
molto molto utile, sostituisce tra l'altro un'estensione che vi ho mostrato molto tempo fa, che vi permette di eliminare dalla RAM un tab aperto che non state utilizzando in quel momento, quando la memoria diventa quasi esaurita. Vi faccio un esempio: quando avete tantissimi tab aperti e il computer fa parecchio fatica a tenerli tutti aperti insieme, quello che non state utilizzando in quel momento, magari il più vecchio che avete aperto, il meno recente, verrà tra virgolette disabilitato, quindi voi quando proverete a rientrarci verrà ricaricata di nuovo la pagina. Questo può avere una funzione positiva o negativa. Questo perché se la pagina magari è un semplice blog non crea nessun problema, semplicemente la ricaricate e via. Ma se ad esempio avete un gioco aperto con dei dati, in quel momento verrà tutto cancellato e ricaricato di nuovo, e beh, non è una bella cosa. Quindi vedete voi se abilitarlo o meno in base ai vostri usi di Chrome, in base alle vostre esigenze. Comunque sappiate che anche questa è una funzione piuttosto utile. Il prossimo flag è Omnibox UI Vertical Layout. Ci permette di vedere l'indirizzo vero e proprio mentre digitiamo una ricerca. Disabilitando questa funzione vedo solamente il nome del sito in cui andrò a fare questa ricerca, mentre abilitando questa funzione occuperà un pochino più di spazio, però sotto la ricerca mi comparirà automaticamente l'URL completo. Io personalmente l'ho abilitata perché mi piace molto di più avere tutto sotto controllo, e quindi anche avere l'indirizzo vero e proprio è davvero fantastico. Abbiamo poi un nome lunghissimo, scusate, me lo leggo: Enable History Entry Requires User Gesture. Non so se vi è capitato, ma a me un sacco di volte, che quando entrate in un sito lo guardate solo per qualche secondo e poi non vi fa uscire. Quando cliccate indietro vi fa rimanere sempre su quella pagina e dovete cliccare indietro tante volte velocemente per riuscire a uscire dal sito. Beh, questo succede perché il sito, senza che voi ve ne accorgiate, automaticamente inietta tra virgolette dei codici nelle vostre ricerche recenti. Ora non è così, io l'ho semplificata molto. Ecco, abilitando questo flag, questa funzione, Google Chrome non permetterà a nessun sito di farlo, a meno che non interagiamo col sito. Quindi magari se clicchiamo un link, se scriviamo qualcosa, a quel punto sarà in grado di farlo. Questo direi che è una cosa molto molto utile. Il penultimo flag è Smooth Scrolling, e ci permetterà di abilitare oppure disabilitare lo scorrimento fluido. Di default mi sembra sia abilitato, avremo questo scorrimento più fluido, che io però personalmente ho deciso di disabilitare perché lo trovo molto più lento, molto più macchinoso, mentre disabilitando questa funzione trovo tutto più veloce, più scattante, e quindi qui sta un po' in base ai vostri gusti. Provate ad abilitarlo e poi disabilitarlo e vedete quella che vi piace di più. E l'ultimo flag di oggi si chiama Enable Scroll Anchoring. Anche questo sono sicuro che vi è capitato più volte, ma magari non ve ne siete accorti. Ovvero, entrate in un sito, la pagina si carica ma non completamente, magari la barra di caricamento è arrivata fino a metà. Voi comunque continuate a scorrere verso il basso perché credete giustamente che il sito sia caricato al 100%, e invece di colpo, quando la barra arriva al 100% del caricamento, vi riporta automaticamente all'inizio del sito. E quanto è fastidioso? Tantissimo. E questa funzione, questo flag sperimentale, è nato proprio per evitare questo. Abilitando quindi questa funzione, quando il sito si caricherà al 100%, non vi farà sbalzare automaticamente all'inizio del sito, ma rimarrete lì dove vi trovate. E queste, ragazzi, erano 10 funzioni nascoste tramite il menu Flex di Google Chrome. Fatemi sapere ovviamente se l'idea vi piace, è stata una cosa così sperimentale, fatemi sapere se già conoscevate questo menu oppure se era tutta roba nuova per voi. Come sempre, se avete apprezzato il video, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi anche al mio canale, ovviamente abilitando la famosissima campanellina delle notifiche, passate su tutti i miei social, soprattutto Instagram, trovate i link qua sotto in descrizione, e la cosa più importante di tutte, mi raccomando, condividete questo video dovunque con tutti i vostri amici per far conoscere anche a loro questo menu dei flex che magari non sanno, ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere. E detto questo, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un